Mentre il governo sta discutendo in queste ore per stabilire i nuovi criteri del Green Pass, che tra le altre cose potrebbe servire anche per salire sui mezzi di trasporto come treni, aerei e navi, rimangono in vigore le altre regole per uscire o rientrare in Italia. In base al DPCM del 2 marzo scorso, il viaggiatore, sia italiano che straniero, per tornare nel nostro paese deve registrarsi a una piattaforma europea, dove creerà un DPLF, cioè un modulo di localizzazione del passeggero, da inviare tramite mail all'ASUR Area Vasta 1 insieme al tampone fatto all'estero o alla certificazione verde. È disponibile anche un numero di telefono per avere tutte le informazioni. Attualmente, per quanto riguarda l'ingresso, la normativa prevede alcuni giorni di quarantena, nello specifico 10 giorni di quarantena da tutto il resto del mondo, mentre per Europa ed area Schengen sono previsti 0 giorni di quarantena, a patto che appunto sia negativo il tampone, sì, piuttosto che la certificazione verde sia operativa, quindi vuol dire doppia dose di vaccino, piuttosto che essere guariti dal coronavirus o appunto aver fatto un tampone entro le 48 ore. L'unica specifica è per al momento la Gran Bretagna e l'Irlanda del Nord, che prevede 5 giorni di quarantena. Poi, prosegue l'infermiere, noi del Dipartimento di Prevenzione faremo il tampone nell'ultima giornata di quarantena e solo se il referto sarà negativo si potrà uscire. Intanto è stato registrato un aumento di persone di rientro dalle vacanze che si presentano ai punti drive di Fano, Pesaro e Urbino per sottoporsi al test. Invece per quanto riguarda le uscite c'è lo stesso un sito? Sì, il DPCM è chiaramente molto focalizzato sull'ingresso in Italia, quindi le regioni e l'ASUR si prodigano in tal senso. Per l'uscita, vi consigliamo di guardare il sito viaggiaresicuri.it, dove in alto a sinistra c'è un campo paese, si mette il paese di destinazione e lì il Ministero nostro degli Affari Esteri riferisce cosa quel paese occorre. Se ad esempio dovesse occorrere un tampone, si può fare questo tampone in qualsiasi laboratorio, chiedetelo bilingue, perché l'italiano all'estero non è ancora riconosciuto, mentre chiaramente l'inglese sì.